Buongiorno a tutti quanti. Siamo sulla l'ultima predicazione di questa serie che abbiamo dedicato prima all'Avvento e poi a Natale, e oggi siamo all'ultima giornata, che è quella in cui ricordiamo l'Epifania. Domani sarà l'Epifania, il 6 gennaio, il giorno in cui gran parte del mondo cristiano ricorda l'arrivo di chi? Dei magi a Betlemme. In realtà, per molti secoli, il 6 gennaio nelle chiese d'Oriente veniva festeggiato il Natale. Allora, il 5 nelle chiese d'Oriente, il 5 a notte, cominciava con una grande veglia in cui si ricordava la nascita di Gesù, per cui quello che noi festeggiamo il 25, loro festeggiavano il 5. E poi il culto andava avanti fino alla mattina, e a mezzogiorno si ricordava il battesimo di Gesù nel Giordano, quando aveva 30 anni. Questo succedeva nelle chiese in Oriente. In Occidente, invece, visto che avevano scelto il 25, come abbiamo detto, perché era già una festa locale, una festa a Roma, per cui tutti quanti le persone, compresi gli schiavi che erano credenti, potevano festeggiare, festeggiavano il 6 gennaio, festeggiavano l'Epifania, che significa appunto rivelazione. Come abbiamo detto, queste date sono delle convenzioni umane, non sono quelle vere, non è successo veramente lì, non sono quelle date, e onestamente assolutamente ininfluente al fatto che siano realmente le date vere. Sono, come diciamo spesso, sono tradizioni umane. Però attenzione, non sono soltanto tradizioni umane, sono tradizioni umane vere, è vero, ma queste tradizioni umane comportano delle affermazioni come credenti, sia in Oriente che in Occidente, tramite queste tradizioni umane, queste date un pochino sballate rispetto a quello che era la realtà dei fatti. Che cosa stavano celebrando i credenti di 200 anni dopo la nascita di Gesù? Stavano celebrando il fatto che Gesù era venuto e che Gesù si era rivelato al mondo. In Oriente lo festeggiavano nel fatto che era stato battezzato da Giovanni il Battista nel Giordano, e in Occidente che Gesù era stato rivelato perché erano arrivati i magi a Betlemme. Ora, che cosa c'entra tutto questo con l'Epifania? Allora, vorrei vedere il video, che ho trovato in rete, e vediamolo assieme. Thank you.
grazie Gina. Certo, non sono nuove immagini che ci aspettiamo, vero? Sono delle immagini un po' differenti, sono delle immagini un po' cialtroni, un po' indecisi, che trattano male uno di loro, insomma, sono dei magi completamente differenti da quelli reali, ma sono dei magi che come persone ci assomigliano al 100%, ci assomigliano molto di più di quello che erano i magi, perché anche noi come i magi virtuali siamo un po' cialtroni, un po' come i magi virtuali siamo un po' dedicati piuttosto a noi stessi che all'altro. Ma una cosa rende di buono, rende questi magi cialtroni differenti dai magi dell'originale, e sta nell'ultima didascalia del filmato. Mi dai la prossima? Che era questa. Fu così che per loro iniziò il vero viaggio. Il regista del filmato ci informa che per questi magi cialtroni il viaggio non è terminato, ma è iniziato. Non è terminato con l'aver visto Gesù, ma è iniziato con l'aver visto Gesù. Quello era l'inizio. Vediamo come è iniziato questo viaggio nel racconto che ne fa Matteo. Matteo, dal versetto capitolo 2, dal versetto 1 a 7 e poi da 9 a 11, dice così. Gesù nacque nella cittadina di Betlemme, in Giudea, durante il regno di Erode. In quel periodo alcuni magi arrivarono a Gerusalemme dall'Oriente e chiesero: dov'è il re dei Giudei appena nato? Abbiamo visto la sua stella nei lontani paesi d'Oriente e siamo venuti qui per adorarlo. Il re Erode rimase turbato da quelle parole e con lui gli abitanti di Gerusalemme. Egli riunì tutti i capi religiosi. Ci hanno mai detto i profeti che sarebbe nato il Messia? Chiese il re. Sì, a Betlemme, risposero. Così infatti scrisse il profeta Michea. Prossimo. O piccola Betlemme, tu non sei che la meno importante fra i villaggi della Giudea, perché da te sorgerà un principe che guiderà il popolo, il mio popolo Israele. Allora Erode chiese di parlare in privato con i magi. Dopo questo incontro i magi ripresero il loro viaggio. Ed ecco la stella che avevano visto in Oriente li precedeva finché non si fermò proprio sul luogo dove era il bambino, sopra Betlemme. La loro gioia non conobbe limiti. Entrarono nella casa dove era il bambino e Maria e si inginocchiarono e lo adorarono. Poi presentarono i loro doni e glielo offrirono oro, incenso e mirra. Abbiamo detto che per i magi è finito il viaggio. Ma per i magi cialtroni che ci assomigliano così tanto, quelli del filmato, il nostro viaggio è cominciato. Il viaggio comincia vedendo ciò che Dio fa. I magi dicono: abbiamo visto la sua stella nei paesi lontani d'Oriente, siamo venuti qui per adorarlo. I magi hanno visto qualcosa di importante, però non sappiamo cosa hanno visto. La Bibbia ci parla di un... il greco è aster, che per i greci era qualsiasi cosa che brillava in cielo. Poteva essere una cometa, un pianeta, una stella, una supernova, qualsiasi cosa che brillava, un meteorite. Per loro era un aster, per cui non si sa che cosa hanno visto. E non sappiamo neppure perché i magi hanno interpretato quella luce con l'arrivo di un re. Sono fatte tante congetture, possiamo fare supposizioni. C'è una che dice che i magi hanno visto la congiunzione tra Giove e Saturno, che in pratica sono due pianeti che si mettono uno dietro l'altro, in cui la luce si vede molto di più. Giove nell'astrologia era il pianeta degli dei, Saturno nell'astrologia era il pianeta di Israele. E questa congiunzione avveniva nella costellazione dei Pesci, che è dove il Sole comincia il suo cammino. Per cui hanno messo insieme le tre cose e hanno detto: un re in Israele sta per sorgere. Però è una supposizione, non sappiamo, non c'è scritto, non lo sappiamo. Qualsiasi cosa fosse, Dio si è servito dei magi, attenzione, non erano credenti, e di una scienza,
più o meno scienza, l'astrologia, che è assolutamente pagana, per svelare al mondo il suo piano. Dio è il Dio dell'impossibile, Dio è il Dio che sfrutta qualsiasi mezzo, anche quelli che noi non crediamo appartengano a Lui, per rivelare il suo piano. Qual è il messaggio che dobbiamo prendere? È importante cosa vediamo? O è importante vedere cosa Dio vuole rivelarci attraverso quello che vediamo? I pastori la sera del primo Natale dissero questo: andiamo fino a Betlemme, Luca 2, versetto 15, la seconda parte. Andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Vedete, i pastori avevano capito che il Signore gli aveva fatto sapere qualcosa. Gli aveva rivelato qualche cosa. Ma sei pronto? Sei pronto a vedere Dio? A vedere Dio anche quando pensi qua Dio non c'entra niente? Perché Dio usa anche non credenti, situazioni pagane per rivelare se stesso. Dio è un Dio che utilizza tutto per attrarre l'attenzione tua verso di Lui. Dio ha in controllo completamente l'universo. E per Lui è facile usare situazioni che sembrano distanti mille miglia, assolutamente distanti da qualcosa di cristiano. Può essere un sogno, può essere una malattia, può essere una guarigione, può essere una crisi economica, insomma qualche cosa che ti scuota. Però c'è una cosa, per vedere questi segni, questi segni con cui il Signore ti parla, devi fare quello che facevano i magi: stare con la sala in su, guardarti intorno, vedere quello che succede, essere attento, essere attenta a quello che sono i messaggi che Dio ti manda anche attraverso il mondo reale in cui tu vivi, che non sembrano, che non c'entrano niente né con la Bibbia né con la Chiesa e nemmeno con quello che dice il tuo pastore. Devi essere attento, devi essere attenta. E questo succede soltanto se tu ti coinvolgi nel mondo reale. Ti coinvolgi e lo guardi, ma con che cosa? Con gli occhi di Dio. Questo è quello che si dice pensare biblicamente. Mettere alla prova della Bibbia, della parola di Dio, quello che stai vedendo e chiedere anche a Dio: Signore, che cosa? C'è qualche cosa che mi vuoi dire, mi vuoi rivelare in questa situazione? Parla. Secondo motivo di riflessione: il viaggio prosegue cercando Dio. Matteo 2, versetto 2: dov'è il re dei giudei appena nato? I magi, appena hanno detto, hanno visto un segno, no? L'hanno visto in Persia, che è l'attuale Iraq. Però potrebbero aver detto: ah, va che bella stella, e basta, bellissima. No. Se vedi il segno e anche lo capisci e non fai nulla, non accadrà nulla nella tua vita. Tu vedi il segno, dici: va che bella stella, e lì rimane. Se il segno che Dio ti manda non porta a nessuna decisione, a nessuna presa di posizione, tu stai vanificando quel segno che Dio ti ha dato, che Dio ti ha trasmesso, è inutile, lo rendi assolutamente inutile. Se tu non, se quel segno non ti porta a dire: ok, ho visto il segno, vado, che delusione per Dio e che perdita per te. Se i magi avessero visto il segno e non fossero partiti, non sarebbero stati famosi in tutto quanto il mondo in questo momento per quello che hanno fatto, la scoperta di Gesù. Se hai visto la stella e te rimani in Iraq, il tuo viaggio con Dio finisce prima di cominciare. Perché? Perché tu non ti muovi. Terzo motivo di riflessione: il viaggio è guidato dalla parola di Dio. I magi hanno visto che cosa è il segno, hanno capito che cosa accadeva, hanno iniziato a cercare, ora si trovano nel posto giusto, stanno a Gerusalemme, ma nel palazzo sbagliato. Io ammetto che avrei fatto la stessa cosa. Se avessi saputo che stava venendo un re nuovo, dove lo avrei cercato? Nella reggia, nel palazzo dove stava il re.
è quello che fanno i magi. Vanno nella reggia di Erode e dicono: scusate, dov'è il re che deve arrivare? E Erode non è contento. Come dice: ma sono io, non devo arrivare. No, 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 tu sei un altro, deve arrivare uno nuovo. E a quel punto Erode si arrabbia e però fa una cosa che, di tutte le cose sbagliate che ha fatto, la vita di Erode è stata completamente sbagliata, fa una cosa che fa, la fa giusta. Che cosa fa? Si informa da chi ne sa più di lui e gli dice: dov'è sto re che deve arrivare? Dov'è? Mi dite dov'è sto re? E ha la fortuna di trovare persone che anche loro sono completamente sbagliate, perché i sacerdoti erano completamente sbagliati, non è che ne avevano fatta una giusta, però che avevano in mano le informazioni giuste, cercano nel libro giusto, il libro giusto che è quello della parola di Dio. Matteo 2,5 dice così: così infatti scrisse il profeta Michea nella Bibbia: o piccola Betlemme, tu non sei la meno importante fra i villaggi della Giudea, perché da te sorgerà un principe che guiderà il mio popolo Israele. Noi spesso siamo quei magi cialtroni del filmato che cerchiamo le risposte alle nostre domande nel palazzo sbagliato. Noi cerchiamo nel palazzo sbagliato. Cerchiamo, siamo in crisi nella nostra vita e dove la andiamo a cercare? Nel palazzo sbagliato. Le cerchiamo in altre religioni, nella psicoterapia, qualche volta, per carità, niente contro la psicoterapia, ma è una medicina. Lo cerchiamo nella amicizia, lo cerchiamo in tutto quello che ci distrae, lo cerchiamo nei soldi, nel potere, nel sesso, nella droga, nell'alcol. Stiamo cercando la risposta alle nostre esigenze umane nel palazzo sbagliato, nel posto sbagliato. Non sempre abbiamo la fortuna dei magi. I magi si trovano in presenza di persone che, anche se sono sbagliate loro, cercano il posto giusto. Se hai visto il segno, se hai visto il segno di Dio e sei partito dalla ricerca di Gesù, fatti guidare dalla parola. Eccolo il posto giusto, eccolo il palazzo giusto, eccolo le istruzioni giuste, eccola la guida giusta. Per darti questa, sappi che ci sono morte milioni di persone per farti arrivare questa cosa qua, questo libro di istruzioni a te, in maniera che tu la puoi leggere. È uscito ultimamente un bellissimo libro che vi invito a leggere se non l'avete letto, che racconta la storia di come è stata tradotta la Bibbia da un americano, si chiama Tyndale. E è una storia bellissima di come lui è arrivato a tradurre quella Bibbia, di come il Signore gli ha parlato, di quello che ha sofferto per tradurre quella Bibbia, per avere la possibilità di dare una Bibbia che in quel momento potesse. All'epoca c'era soltanto la King James Version, una versione di Re Giorgio che era complicatissima, nessuno la capiva. Questo ha sofferto, è stato maltrattato, pur di dare uno strumento che tutti quanti potessero leggere. Ci sono persone che hanno sofferto per questa cosa qui, che tu adesso hai dentro qui, quel computer. Leggila, questa è la Bibbia, la parola di Dio, sono le istruzioni, questo è il palazzo giusto. Tu hai la mappa a portata di mano in ogni momento della tua vita, usala. Qualche motivo di riflessione: la meta del viaggio è trovare Gesù. Matteo 2, versetto 11. Entrarono nella casa dove era il bambino e Maria. I magi arrivano a Betlemme perché gli hanno detto: guarda, non è qua, è là. Arrivano e non entrano in una reggia, e non entrano in un posto bello, e non entrano in una casa ricca, ma entrano in una capanna. Se lo sarebbero aspettati i magi? Te lo saresti aspettato tu, un re, in una stalla, tra due l'asinello, che non era così, perché probabilmente i magi arrivarono
dopo, quando il bambino già era cresciuto e Maria e Giuseppe non erano più dentro la stalla, ma erano in un posto, in una vera casa, ma questo non ci importa. Ma entrarono in un posto dove non sembrava che c'era niente di regale. Uno dei più grandi limiti di chi cerca Dio è che non vuole accettare che Gesù è Dio. Si aspettano un Gesù più potente, si aspettano un re, qualche cosa. Tante volte mi sono fermato con persone non credenti o persone credenti di altre pseudo-religioni, di sapete, quelle cose che sono complicate, che devi fare tante cose, devi inchinarti verso quella montagna, devi avere quel libro speciale, devi fare quel tipo di abluzioni, di lavaggi, devi recitare quel tipo di preghiere, perché no, Gesù è troppo facile, basta che credi e sarai salvato. No, è troppo semplice, non può essere così, deve essere più complicato. Gesù è semplice perché Gesù è Dio e vuole arrivare. Cercano un Gesù più potente, meno umile, meno mansueto. No, io voglio un Dio che sia forte, che metta a posto tutto quanto il mondo, tutto questo quanto schifo che c'è intorno. Perché Dio non lo fa? Perché Dio non interviene? E fino a che non lo fa, io non credo in Dio. Qualche volta cercano meno rigido verso i tuoi difetti, un po' meno rigido verso il sesso. Sì, vabbè, è vero che mi ha detto di non fare sesso prima del matrimonio, ma quello mica è vero, quello ce l'hanno aggiunto dopo. Che non vuole che tu dia la tua decima e le tue offerte, ma quello valeva soltanto per l'Antico Testamento, il dare al Signore, no, ormai non c'è più. Tutte queste cose che rendono Dio a misura non di Dio, ma a misura di te stesso, a misura di uomo. Altri non l'accettano perché è un presuntuoso. Gesù ha detto: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E tu dici: Sapete che cosa si vogliono far sentire, vogliono sentire tantissime persone nel mondo? Guarda, credi in qualsiasi cosa. Tanto Dio è uno. Tu basta che credi con tutto te stesso e sei in buona fede, poi Dio lo sa che anche se adori Vishnu, Krishna, tanto arrivano lo stesso. No. Dio non è così. Gesù non è così. Gesù ha detto: chi viene al Padre, e Giovanni 14, nessuno viene al Padre se non per mezzo, attraverso. Lui ha detto tante volte: io sono la porta, chi passa tramite questa porta arriva al Padre, non chi passa attraverso qualsiasi porta di qualsiasi altra religione arriva al Padre. I magi hanno dovuto forse rivedere le proprie aspettative, perché chiaramente ci aspettavano un re. Rivedere le proprie teorie. Si aspettavano un re e trovano un bambino. Tu cosa ti aspetti? Anche tu forse hai bisogno di rivedere le tue aspettative. Non puoi avere un Gesù come piace a te, ma devi accettarlo e divenire come piace a lui. È il contrario. Tu non puoi ottenere un Dio a tua immagine e somiglianza, ma Dio vuole che tu accetti il suo figlio perché tu diventi a immagine del suo figlio. Quinta riflessione sulla giornata: lo scopo del viaggio è inginocchiarmi di fronte a Gesù. Matteo 2, versetto 11: si inginocchiarono e lo adorarono. Non nel senso fisico, non soltanto almeno. Lo scopo del viaggio è inginocchiarmi a Gesù. Sì, puoi anche farlo durante la preghiera. Io qualche volta lo faccio inginocchiarmi, ma non è che devi stare tutto il giorno con il ginocchione, non quello. Ma nel senso di cedere la propria supremazia, il proprio dominio, il proprio potere, la propria autorità a Dio. Ma quanto gli è costato ai magi inginocchiarsi di fronte a un bambino? Attenzione, i magi non erano cose così. I magi erano pezzi da 90, erano degli scienziati, avevano fama, avevano cercato Dio,
avevano capito il segno, avevano ascoltato la parola di Dio che gli era stata riferita dai sacerdoti, avevano accettato Gesù com'era, e boh, basta, ho fatto tutto questo, basta. La parola si inginocchiarono in greco è pipto, che significa letteralmente cadere da una posizione superiore verso una posizione inferiore, proprio boh, cascare, scendere, degradarsi, scendere, discendere in basso. E no che non bastava, e no che non bastava arrivare e vedere e portare le doni, e no che non bastava, dovevano cadere giù. Non i sapienti, i saggi, gli scienziati, ma persone in ginocchio, col capo chino, lo sguardo verso terra, dinanzi a un bambino che aveva a fianco una ragazza poco più che adolescente. Erano dei re anche loro, e loro avevano deciso di cadere da una posizione alta e di prostrarsi in fondo davanti a un bambino. Se vuoi adorare realmente Gesù, devi rinunciare a te stesso. Mentre scrivevo questa predicazione, il Signore veramente ha parlato a me. Ha parlato a me. Quanto ci tieni a te stesso, Marco? Quanto sei fiero del tuo intelletto? Quanto sei fiero del fatto che sai studiare, che puoi citare l'ebreo, il greco, l'etimologia? Quanto sei fiero della tua posizione sociale, del fatto che il tuo nome nella città dove sei nato è un nome importante, perché tutti conoscono quello che ha fatto tuo padre. Quanto sei fiero del tuo lavoro, perché da 45 anni è lì è piantato, è una delle attività importanti nella tua città. Quanto sei fiero di avere una famiglia dove hai tutte quante le persone che ti stanno a fianco, che sono credenti. Quanto sei fiero, quanto devi cadere giù, Marco? E tu, quanto ti serve di cadere giù per lo scopo che il tuo viaggio sia giusto? Andiamo così. Matteo 16. Allora Gesù disse ai discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Quanto devi rinunciare al tuo potere, alla tua fama, alla tua importanza per seguire Gesù? Sesta ed ultima riflessione. Il premio del viaggio è dare il mio meglio a Gesù. Matteo 2. Poi presentarono i loro doni e gli offrirono oro, incenso e mirra. Allora, ti piace fare regali? Se è una delle tue linguaggi d'amore fare regali, la mia no. Purtroppo io riflettevo che ogni Natale faccio le mie scuse a mia moglie perché la mia maniera di esprimere amore non è quella dei regali. Lo so, sono un po' Grinch e un po' Mr. Scrooge, no, ma non è la mia maniera. Ho altre maniere, spero, no? di regalare amore. Però alcune volte faccio dei regali in alcuni momenti speciali. E sapete la cosa più bella che ho scoperto, che anche voi, se siete meglio di me, che vi piace fare regali, avete scoperto? Quando un regalo è gradito perché viene usato, perché è utile, oppure perché semplicemente è bello e viene indossato, una giacca, una camicia, un anello, vedi che la persona la mette al dito e non se la leva più. Che bello, abbiamo fatto felice quella persona. È valsa la pena di spendere i nostri soldi pur di vedere quell'anello sul dito della nostra mano, del nostro amato. Che bello. I magi sapevano che avrebbero incontrato il re e si erano presentati dei regali degni del re che andavano ad incontrare. E non è che hanno cambiato idea dicendo: no, un attimo, questo è il bambino,
ci fa poco questi regali che abbiamo portato, per cui è meglio regalarli, ecco, andate un po' qua a Lidl, quello del filmato, andate un po' a vedere se trovate qualche dolcetto, magari un trenino, una macchinetta, uno smartphone, vi fate regalare uno smartphone a Gesù, almeno può entrare in contatto a fare i WhatsApp. No, gli offro lo stesso i regali che avevano dato, perché? Perché lui è realmente il re. Gli offrono l'oro. L'oro ci offriva ai re, la cosa più preziosa. L'oro lo offrono a Gesù perché Gesù è il re dei re. Gli offrono l'incenso. L'incenso si bruciava davanti alle statue delle divinità perché rappresentavano in maniera fisica le preghiere che salgono. Quando bruci l'incenso fa un fumo profumato e molto leggero e bianco che vede che si alza, si interpretavano come le preghiere che arrivavano alla divinità. Lo offrono a Gesù perché Gesù è realmente Dio. Gli offrono la mirra. La mirra è una resina che si usa e si usa ancora per guarire, per remire le ferite. Lo offrono a Gesù perché Lui è il grande medico, capace di guarire e sanare le ferite. Abbiamo avuto più predicazioni e spero che ancora ne avremo. Mai ci sta illustrando come Gesù è veramente colui che le dice che guarisce. È Lui la mirra della nostra vita, ma non soltanto della nostra vita, anche del nostro fisico. È Lui che è capace di sanare le piaghe dell'umanità e è Lui che ha sconfitto la morte. Oro al re, incenso a Dio, mirra al grande medico che avrebbe sconfitto la morte. E tu cosa offri oggi a Gesù? Se hai viaggiato per tanto tempo pur di trovarlo, penso che ti farebbe piacere sapere che quello che tu gli regali è qualcosa che lui gradisce, che lo potrà usare, che lo indesserà come un anello prezioso e non lo toglierà mai. Ti piacerebbe essere l'anello di Gesù? Qualcosa che Gesù si mette e dice: guarda, guarda Marco, ti tengo sul mio palmo. Se tu gli dai il meglio di te stesso, se tu gli dai il meglio di te stessa, lui potrà usarlo e renderti un uomo migliore, una donna migliore, curare le tue ferite, indossare te stesso fino all'eternità. Indossarlo come si indossa un anello con cui tu hai promesso di essere suo per sempre. In conclusione, immagino rimasto per sempre con Gesù. Immagino l'ho trovato e sono tornati in patria. Forse hanno raccontato dell'incontro eccezionale che hanno fatto, di questo re bambino. Però, sinceramente, non sappiamo se il loro viaggio con Gesù è finito lì o se è continuato. Non c'è traccia. I magi entrano in scena, fanno quello che devono fare, rivelano Gesù al mondo e poi escono. Non sappiamo se sono diventati credenti o meno. Tu che mi ascolti o che mi leggi in questo momento o che mi vedi nel sito, a che punto sei nel tuo viaggio con Gesù? A che punto sei? Hai visto i segni? Lo stai cercando? La parola di Dio guida, di Gesù guida i tuoi passi. Hai trovato Gesù? Ti sei inginocchiato, ti sei prostrato dandogli autorità davanti a Lui. Gli stai dando il meglio di te stesso, il meglio di te stessa? Se la risposta è sì, non devi fare altro che proseguire. Non è finito il tuo viaggio, prosegui con Gesù. Il tuo viaggio non avrà mai fine se lo segui. Se la risposta è no, e te lo dico l'ultima volta, questa serie di predicazioni. Se la risposta è no, cosa stai aspettando? Fermiamoci a pregare. Grazie Signore Gesù di esserti rivelato. Grazie di esserti rivelato al mondo, di essere venuto e essere stato scoperto immediatamente da chi eri, il Re dei Re, il Signore dei Signori.
Se tu che hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai sentito oggi, prega queste cose siano qui nel tuo cuore. Signore, io ho visto il segno, ho visto il segno. Signore, io ti prego affinché possa avere degli occhi aperti intorno al mondo, scrutare i segni che tu mi mandi e che tu mi indichi. Io ti voglio cercare e voglio farmi guidare nei miei passi dalla tua parola, dalla parola, dalla Bibbia. Io ti prometto che avrò un pensiero biblico, guarderò intorno e vedrò il mondo con gli occhi tuoi, mettendolo sotto la lente di ingrandimento della tua parola. Signore, voglio trovare Gesù. E se ho già trovato Gesù, voglio inginocchiarmi davanti a Lui, cedere completamente la mia autorità, il mio potere, la mia importanza, perché io non valgo niente senza di Lui. E Signore, io voglio dare il meglio di me a Gesù. Voglio che Lui mi tenga come un anello nel palmo della sua mano, che mi indossi, che sia prezioso per Lui, affinché Lui possa rendermi un uomo migliore, una donna migliore. Tutte queste cose le prego di cosa.